Salve a tutti amici. Allora, aggiornamento sul caso di Pierina Paganelli. La puntata di venerdì scorso, di quarto grado, ha dato tanti spunti di riflessione che adesso vorrei condividere con voi. In prima, diciamo, analisi c'è per la prima volta abbiamo visto il proprietario della telecamera che nel garage dove è stata uccisa la povera Pierina ha registrato le sue urla e anche il cosiddetto, tra virgolette, ghigno dell'assassino. E la cosa interessante è che quest'uomo dice che ha ascoltato molte volte quest'audio. E qual è la sua conclusione? Dunque, visto che lui conosce l'ambiente e quindi anche i rumori di fondo, lui sostiene che dopo l'omicidio quel rumore che si sente in sottofondo sarebbe l'apertura di un garage. Questo, a mio avviso, è un particolare molto importante perché fa capire che non è stato un killer venuto da fuori, ma è stato qualcuno del palazzo e che ha un garage sotto. Poi un altro particolare davvero interessante è ciò che riferisce l'amica di Pierina Paganelli, che quella sera era stata alla stessa riunione della povera Pierina. E tornando a casa, mentre Pierina era scesa a parcheggiare l'auto nel garage, lei invece l'aveva parcheggiata sulla strada. Il punto importante, interessante, è che lei dice che quando va per chiamare l'ascensore, l'ascensore non sale. Quindi ciò vuol dire che l'ascensore era ancora bloccato e che l'assassino ancora si trovava sotto. Tant'è vero che lei dice che poi salendo le scale ha sentito dietro di sé come il rumore di una porta che strideva e il portone che si chiudeva di botto. Quindi io credo che in quell'attimo l'assassino è salito dalla rampa di scale del garage ed è uscito per gettare l'arma del delitto e gli annessi relativi, cioè eventuali tute che ha indossato, in quanto ci sono pochissime tracce, quindi qui ci troviamo davanti a una persona che ha agito con molte precauzioni e sapeva come non lasciare davvero delle tracce. Poi un altro spunto di riflessione è il fatto che tutti si coalizzano, almeno la maggior parte, nel dire che Manuela ha temporeggiato nel chiamare i soccorsi. Perché? Perché sono passati 11 minuti. Ebbene, dobbiamo dire che questi 11 minuti vanno conteggiati da quando l'auto di Manuela viene inquadrata dalla telecamera della farmacia. Quindi dobbiamo dare a Manuela il tempo di scendere, di percorrere quel labirinto di garage. Poi deve scendere dalla macchina, aprire il garage e posteggiare la macchina, perché non è che ci risulta che abbia la bacchetta magica e abbia posteggiato la macchina così, in un istante. Dopodiché entra nello spazio dove trova Pierina e osserva quella scena. Non può telefonare. Perché? Perché quella mattina si era dimenticata il telefono, cosa che può succedere. Quindi va al primo piano, perché a lei, a Manuela, la donna stesa per terra aveva fatto l'impressione che assomigliasse alla mamma dell'inquilino del primo piano. Quindi perde un po' di tempo a dialogare con lui. Ma lui dice no, perché la mamma non si trova in Italia. Quindi lei si precipita al terzo piano da Luis e quindi scende. Quindi in tutto questo tempo, certo che passano 11 minuti, non c'è bisogno di fare congetture, non c'è bisogno di fare ipotesi. Dunque, questo è un caso davvero intricato, intricatissimo,
Perché? Perché è già passato un anno e ancora non sappiamo niente di certo. Evidentemente la persona che ha agito è una persona molto scaltra, che ha agito con cognizione di causa, sapeva come non lasciare tracce. Beh, speriamo che gli inquirenti riescano a trovare delle prove, delle cose che possono inchiodare la persona che ha fatto questo gesto. Orribile e tremendo, perché a mio avviso si stanno dando da fare da tanto tempo e che purtroppo non riescono a trovare una prova schiacciante perché hanno davanti una persona che ha agito con astuzia. Comunque, speriamo che riescano a trovare al più presto la verità e vi saluto per oggi con un grande bacio e un grande abbraccio. Ciao ciao a tutti.